Ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente esce la recensione che vi avevo promesso settimana scorsa. In realtà non è che vi avevo promesso che l'avrei messa settimana scorsa, ma settimana scorsa vi avevo chiesto se avreste preferito vedere prima la recensione sulla la storia infinita che vi ho caricato e trovate qui sotto il link, oppure ve la metto qui sopra se riesco. E questa settimana invece parliamo di un altro libro che ho letto e che mi è piaciuto veramente tanto, ovvero L'educazione di Tara Westover. Legato a questo libro vi parlerò anche di due film che hanno una tematica e una storia molto simile, ovvero parliamo di Il castello di vetro e Captain Fantastic. Vi parlerò di tutti e due perché appunto le tematiche si assomigliano molto. Parliamo però di L'educazione di Tara Westover. L'educazione di Tara Westover è una autobiografia, potremmo dire forse in parte romanzata, non completamente, comunque scritta in una maniera magistrale. A me è piaciuto veramente lo stile di Tara Westover, della storia appunto di Tara. Tara è una ragazza cresciuta in una famiglia mormona in Idaho. La religione dei mormoni è, io la considererei tra virgolette una branca della religione cristiana. La visione è quella di un libro, il libro di Mormon, scritto da Joseph Smith, che appunto avrebbe rivisto o avrebbe riscritto la verità sulla religione appunto cristiana, sull'avvento di Gesù e su Dio. Si è molto sviluppata, penso più in America, in Italia io non ho mai sentito parlare di gruppi mormoni, però probabilmente saranno un po' ovunque. Comunque in America sono molto frequenti, hanno proprio delle loro chiese. Comunque la protagonista Tara appunto nasce in una famiglia di mormoni che oltre a questo hanno varie convinzioni, tra cui la convinzione del padre, ovvero che la fine si avvicina, che l'apocalisse stia arrivando e quindi che diciamo tutte le questioni o comunque le funzioni, i ruoli statali siano corrotti e malvagi per i mormoni, quindi per la persona. Quello che voglio dire insomma è che il padre rifiuta qualsiasi aiuto o appoggio o sostegno statale, nel senso che non vuole mandare le figlie dal medico, non vuole fargli prendere medicinali perché sono modi in cui lo Stato ti corrompe, ti manipola. Non li manda a scuola perché la scuola non è utile, non insegna ai bambini quello di cui hanno bisogno e anzi è un modo per fargli un lavaggio del cervello, secondo lui. Continua a immagazzinare scorte di cibo per salvarsi, per prepararsi a questo apocalisse che però non arriva. Quindi è tutta la storia di Tara, la più piccola, comunque la più piccola insieme a un altro fratello, Charles, che cresce in questa famiglia e che piano piano crescendo comincia a capire che non può fermarsi in questo luogo e che invece ha una mente che le può permettere comunque di raggiungere una posizione, comunque di potersi educare, perché quello che è interessante in tutto il libro è il fatto che per la prima parte della loro vita questi ragazzi non fanno praticamente niente a livello scolastico, studiano la Bibbia, comunque leggono i Vangeli, hanno proprio le basi di matematica, ma da quel momento in poi nessuno si interessa più di educare questi bambini per prepararli a andare in università, al college, eccetera. Due suoi fratelli partono quando lei è molto piccola per andare al college, per crearsi una famiglia lontano da quella che è la concezione, la visione della famiglia stessa dei genitori, e alla fine anche Tara comincerà a studiare, andrà al college e poi avrà tante esperienze comunque universitarie. È comunque molto interessante come libro secondo me, perché tocca il tema dell'educazione in modi che sono diversi ma comunque inerenti a quelle che sono tematiche di cui parliamo noi spesso, non dico quotidianamente, però che ci capita spesso di affrontare, ovvero anche il tema dell'educazione, ovvero che spesso noi consideriamo l'educazione come qualcosa di noioso, andare a scuola è un obbligo, è una forzatura, è qualcosa che non ci piace, è qualcosa che riteniamo inutile, un'aggiunta, un obbligo rispetto a quello che è invece ciò che ci piace. E se spesso la contrapposizione è tra questo e
Parliamo generalmente, stereotipicamente, per alcune zone o tribù africane o tribù in varie parti del mondo che non hanno un'educazione scolastica, allora noi siamo fortunati perché ce l'abbiamo. Secondo me c'è anche da considerare il fatto che, ad esempio, loro non sono una famiglia, la famiglia di Tara non è una famiglia che non ha la possibilità di accedere all'educazione, è una famiglia che non crede nell'educazione e quindi Tara si trova a 16 anni a doversi creare da sola, da zero, un'educazione. E non è facile, perché lei si rende veramente conto, ci sono dei passaggi secondo me molto forti, come quando lei, ve ne dico uno. Parliamo di spoiler e non spoiler perché è una biografia, quindi è un'autobiografia, quindi in realtà non è tanto una storia che leggi perché è un romanzo e devi sapere come va a finire, è proprio la sua storia. Comunque c'è questa scena in cui Tara è all'università, sta facendo storia del mondo occidentale, mi sembra, e a un certo punto alza la mano per chiedere al professore cosa significhi la parola olocausto. Ora rendiamoci conto che una ragazzina di 16 anni che non ha mai sentito cosa sia stato, cos'è stato l'Olocausto, è qualcosa di grave, grande, che fa pensare, che a me ha sconvolto, perché noi diamo per scontato di saperlo, noi viene insegnato, noi veniamo educati a questa cosa, ma come veniamo educati a tantissimi altri eventi, a tantissime altre situazioni, e queste conoscenze ci permettono di avere un pensiero critico su una situazione e su certe dinamiche che ci veniamo ad affrontare tutti i giorni. Insomma, secondo me è un libro che veramente è efficace proprio per il tema dell'educazione, perché diventa centrale nella storia. Come chi non è andato a studiare sia evoluto all'interno della famiglia, quale sia stato il ruolo della famiglia, quale sia stato il ruolo anche del padre. Il padre ha un ruolo centrale nella storia perché appunto è lui che guida la famiglia, che dà questi precetti di questo apocalisse. Tara, finché non ha cominciato ad avere una educazione vera e propria, fatica a concepire un pensiero diverso da quello del padre. Magari lo può anche concepire come sbagliato o come non unico pensiero, però non ha modo di pensarne un altro, di vederne un altro, perché non ha le conoscenze per avere un altro pensiero. E questo secondo me è fondamentale, perché veramente per crearsi un pensiero critico, per crearsi un'opinione diversa dai più o da comunque una maggioranza o un pensiero che vada, si allontani da un altro che ci è sempre stato insegnato come giusto, c'è bisogno di avere conoscenze, c'è bisogno di avere una profonda e ampia conoscenza su cose che invece se non avessimo un'educazione, se non andassimo a scuola e non ci insegnassero, non saremmo in grado di applicare, non saremmo in grado di utilizzare. Insomma, l'educazione di Tara Westover, secondo me, è un grande libro. Più che altro perché appunto si vede la storia della vita della protagonista, di Tara, si vede il suo rapporto anche con se stessa, come cambia il suo rapporto con sé e con la famiglia nel passare del tempo, nel suo desiderio di andare a scuola, di spostarsi, di comunque cominciare a conoscere. Sono tutte questioni, ovviamente, situazioni che a noi sembrano un po' lontane, a me sembrano lontane, per me era ovvio andare alle elementari per passare alle medie, per passare alle superiori. Lei questa cosa non l'ha avuto. Secondo me il libro fa anche luce su un sistema americano molto particolare. Ne avevo già parlato anche nel video sul Giappone, quando ho fatto su The Passenger. C'è tutto un testo sul The Passenger che parla degli evaporati, queste persone che spariscono. Diciamo che una situazione simile può essere applicata anche all'America, nel senso che, vi faccio una parentesi, magari succede anche in Italia e io non ne ho la più pallida idea, però vi sto parlando di una cosa che a me sembra meno possibile che accada in Italia. Ecco, parlo di questo, più o meno diciamo che questa è la cosa. In America comunque è talmente tanto grande l'America che è più facile nascondere dei figli delle situazioni, come appunto Tara. Adesso parliamo di 20-30 anni fa, perché Tara è del 82, penso, una cosa del genere, 90, insomma, non è tanto tanti anni fa. Parliamo di una situazione nel quale la mamma e il papà di Tara hanno scelto per gli ultimi quattro figli di non fare
di non, diciamo, come si dice, censirli allo Stato, di non fargli avere un certificato di nascita, di non far sapere allo Stato che questi bambini erano vivi ed esistevano. Tara fino a 9 anni per lo Stato non esisteva, non aveva nessun diritto, non aveva niente, non era una persona che aveva un'identità statale in questo senso. Quindi anche il suo certificato viene dato 9 anni dopo, con una data di compleanno molto ipotetica, perché nessuno si ricorda esattamente il giorno in cui è stato. È qualcosa che per me è extraterrestre, cioè mi sembra impossibile che mia madre possa tenermi nascosta per 9 anni, però non va a scuola, è in mezzo a questa montagna lassù, in una, neanche in un villaggio, proprio praticamente isolata dal resto delle persone. Non ha contatti con la società, o comunque ha contatti con una società che non è interessata a dargli un'educazione, fargli avere un accesso alla sanità. Perciò è una cosa che risulta quasi normale, risulta quasi possibile, mentre per me sembra inaccessibile, qualcosa di impossibile da realizzare. È qualcosa che dà comunque, ha un impatto, secondo me, sulla lettura, cioè questa idea di una tale diversità nel modo in cui Tara è cresciuta. Ma appunto, come dicevo prima, non stiamo parlando di 150 anni fa, 600 anni fa, quando non esistevano i censi dei bambini, eccetera. Parliamo di 20 anni fa, 30 anni fa, cioè chissà quanti bambini esistono in America ancora oggi che non sono stati, a cui non è stato dato un certificato di nascita, perché si ha paura dello Stato, si vede nello Stato un complotto di massa che ti può controllare, e quindi si vuole staccare da questo. In tutto ciò, come dicevo, ha un ruolo centrale l'educazione, perché uno dei passaggi è la mancanza di educazione di questi bambini. Io sono sempre stata convinta che il modo migliore, e secondo me è una cosa quasi mondialmente riconosciuta, cioè il modo migliore per sottomettere una persona, un individuo, una società, è impedirle di avere una cultura, impedirle di avere una cultura a livello educativo, impedirle di avere un'educazione, di potersi fare un pensiero critico. E tale una rappresentazione, cioè lei fino a che non va all'università non riesce ad allontanarsi, anche quando va all'università si accorge di essere diversa dai suoi compagni, perché ha vissuto per tutta la vita in una concezione, una visione che le impedivano di vedere, tra virgolette, di potersi rapportare con qualcosa che non fosse quella vita, o di vedere quella vita come qualcosa di accettabile. Anche questa è una cosa con cui Tara fa fatica a rapportarsi, ovvero il altro, che non è per forza sbagliato, che una vita, uno stile di vita diverso dal mio, mormone, non è per forza sbagliato rispetto a quello di altri che hanno uno stile di vita, un modo di comportarsi diverso da quello che è il mio. Insomma, a me questo libro è piaciuto veramente tanto, passa veramente in fretta, perché lo stile di Tara Westover è veramente scorrevolissimo, e poi ha una storia di vita, quindi ti fai proprio coinvolgere, vuoi proprio sapere come sta andando la sua vita, quali saranno i risultati, come continuerà la sua storia, come reagirà la sua famiglia di fronte alle sue scelte. E quindi, per concludere questo discorso, vi parlo anche di due film che io ho visto, uno un paio di anni fa, no, forse meno, un annetto fa, l'altro l'ho visto questo inverno, penso settembre-ottobre. Il primo che ho visto è Captain Fantastic, che Capitan Fantastic, penso che si dica comunque, che parla della storia di questo padre con 5 figli, più o meno 5 figli, che vive in mezzo a una foresta, cresce questi bambini in mezzo a una foresta, dandogli, a differenza ad esempio di Tara, un'educazione, ma un'educazione secondo la sua visione, nel senso che gli dà un'educazione, gli permette di conoscere lo Stato, la società, eccetera, ma gli è convinto che lo Stato, gli esseri umani che vivono nello Stato e che accettano le condizioni statali siano corrotti, che si lasciano abbindolare e non riescano a utilizzare il loro massimo potenziale. C'è una scena molto di impatto nel quale chiede appunto questo papà a due adolescenti di 11-13 anni di parlargli del perché è importante la Costituzione indipendente. Questi bambini non sanno bene cosa rispondere, poi chiama la sua figlia di 6-7 anni, che gli fa un discorso estremamente brillante sull'importanza della Costituzione d'indipendenza americana. Quindi
Quella, l'idea è che non è togliere ai bambini l'educazione perché l'educazione è sbagliata, ma dargli un'educazione allontanandoli da una società che invece li avrebbe impigriti da videogame, giochi, che avrebbero impigrito la mente dei suoi figli. Cosa succede però? La moglie è ammalata, muore e quindi loro vogliono andare al funerale della madre, vorrebbero fare il funerale come la madre desiderava che il suo funerale fosse fatto e quindi entrano ovviamente a collidersi, a combattere, comunque ad affrontare i nonni, quindi i genitori della madre di questi bambini, che non sono ovviamente d'accordo con lo stile di vita con cui questo padre sta crescendo i suoi figli. Film molto bello, molto toccante secondo me in certi punti. Non penso sia una storia vera, però secondo me è sull'onda di questo libro, di queste vicende che a mio parere in America non è che dico che sono frequentissime, eccetera, però sono una visione, una situazione non così estranea, cioè secondo me è probabile che succeda più di un'occasione che qualcuno abbia questo tipo di atteggiamento verso lo Stato e preferisca queste vite più distaccate dallo Stato. Un altro film, questo è quello che ho visto più tempo fa. Un altro film è Il Castello di Vetro. Il Castello di Vetro è invece un film che è tratto da una storia vera, la storia vera della figlia. La figlia a metà, sono quattro fratelli e la protagonista è praticamente la secondogenita. Racconta la storia appunto di questi quattro fratelli che vivono con il padre e la madre, che sono anch'essi persone un po' su quest'ottica, ovvero di allontanarsi dallo Stato, di non dipendere dallo Stato, di vivere lontani, nascosti, di non fidarsi di quello che lo Stato ti vuole dare, quello che lo Stato ti vuole dire, quindi questi bambini che viaggiano itineranti con i genitori di qua e di là per scappare dai debitori del padre, da quelle persone che li stanno cercando, che vanno a vivere praticamente in questa casa e per tutta la vita, per tutta l'infanzia, i figli col padre progettano questo castello di vetro che dovrebbe essere la loro casa permanente in cui sarebbero dovuti vivere per sempre, che avrebbero dovuto costruire perfettamente autonoma, pannelli solari, acqua e tutto per proteggersi e vivere. Più i bambini crescono, questi bambini hanno un'educazione molto improvvisata, ecco, diciamo, e più crescono questi bambini, più si rendono conto che desiderano qualcosa in più, che devono fuggire da questo padre perché le promesse, i progetti che questo padre continua a proporre non saranno realizzati davvero. Quindi bambini piano piano crescono, diventano adolescenti e iniziano a risparmiare per poter uno a uno scappare e andare al college. Quindi diciamo che il film si basa su due momenti. Il primo momento è su due piani, diciamo, anzi, c'è il piano di quando loro sono piccoli e tutta la loro infanzia con i genitori, e il secondo piano è dove sono cresciuti, in particolare la secondogenita, la protagonista, che sta per sposare un uomo, è diventata o un avvocato o una giornalista e sta studiando, ha studiato e vuole appunto sposarsi e vede i genitori, quindi ha questo momento in cui incontra i genitori che stanno vivendo ancora lo stato nomade nella capitale, senza una casa, senza un'assicurazione sanitaria né niente. Questi sono i due piani su cui la storia si viene a rappresentare. È molto bella, toccante in certi punti, dà secondo me una visione su un certo fenomeno, come ripeto ancora per la terza volta, un fenomeno che se non è così frequente ma può essere molto realizzabile in America, generalizzando ai massimi livelli. Però comunque è molto toccante anche perché è una storia vera, cioè alla fine del film vi fanno vedere effettivamente i personaggi, le persone da cui sono tratte le vicende, le storie del film. Molto toccante per alcuni punti, per alcune questioni, perché secondo me in certi punti, come anche in realtà Tara Westover, come molte delle storie che ho letto, che ho visto, sottolineano come i genitori in questo senso agiscano nella convinzione di fare ciò che è meglio per i loro figli, cioè di stare agendo per il meglio. Poi il padre di Tara ha una particolare situazione che potrete vedere leggendo il libro.
è anche il padre di queste bambine del castello di vetro, è una persona, sono persone molto, potremmo dire, non particolari quanto convinte, sono persone che hanno questa idea e che non riescono a considerare che questa loro idea potrebbe non essere vera o che non sia il modo migliore di crescere i propri figli. Quindi c'è questa ossessione di voler dare ai propri figli la vita migliore anche quando è palese agli occhi degli stessi genitori, agli stessi bambini, che quello che sta accadendo non è una situazione sana e utile per la crescita mentale, fisica, morale dei propri figli. Tutto questo per dirvi che se vi piace il tema, quindi se avete visto uno di questi due film, questo libro lo riprende molto come tematica, quindi può essere un'ottima lettura. Se avete letto questo libro, questi due film possono essere due film che potrebbero piacervi e potrebbero comunque, sempre sullo stesso tema, darvi qualche spunto di riflessione in più. In generale, io vi consiglio davvero questo libro. È un'edizione Feltrinelli e ha un prezzo di copertina di 18 euro. La copertina è veramente bella. Adesso io con questa macchina fotografica, ah sì, posso farlo. Se vedete, è alla punta di matita, però c'è la piccola Tara sulle montagne che rappresentano un po' un ruolo centrale nella sua infanzia. È un libro che merita, io continuo a dirlo, secondo me è un libro che merita veramente di essere letto per il semplice fatto che dà veramente una visione, prima di tutto, sull'educazione, sulla crescita dei figli, sul rapporto con i genitori, sul rapporto con le proprie conoscenze e la fiducia che si deve creare in se stessi per contrastare un'opinione che si è sempre considerata giusta. Quindi qui concludo questo video che come al solito sarà lunghissimo, spero che vi sia piaciuto, spero che i miei consigli vi abbiano conquistato. Se avete letto questo libro, avevate intenzione di leggerlo o avete visto uno o due film di cui vi ho parlato, fatemelo sapere qui sotto così magari ne commentiamo qualcosa insieme, ne parliamo. Tornerò molto presto con altre recensioni, quindi voi restate aggiornati e basta, la macchina fotografica si sta scaricando, quindi scappo.